Il dramma di Ischia ci lascia attoniti. La pioggia, quando cade con intensità, può determinare tragedie, così il sindaco di Benevento Clemente Mastella. Diversi si sono chiesti del perché, quando piove con allerta arancione, io disponga la chiusura anche il giorno successivo delle scuole. Ecco, per ragioni di sicurezza, per controllare eventuali danni. Non mi fido delle insidie atmosferiche, meglio sempre prevenire. Nei prossimi anni per il PNRR sono in cantiere nuove scuole ammodernamenti per le vecchie, per un valore di 25 milioni di euro già finanziati. Il consigliere regionale Gino Abate ai microfoni di TV7 ha sollevato molte criticità rispetto al PNRR destinato al comparto della sanità. Si affronta questo argomento solo dal punto di vista infrastrutturale, senza affrontare in maniera concreta i veri temi della sanità. È una situazione assai difficile, aggravata anche dalla riduzione di finanziamenti da parte del nuovo governo. Ascoltiamo cosa ha aggiunto il deputato regionale intervenendo a Palazzo Musti nel corso dell'appuntamento dedicato alla formazione dei giornalisti sul tema il PNRR in sanità nelle aree interne ed il ruolo dell'informazione. L'intervista di Alfredo Salzano. Io ho sollevato molte criticità perché si tratta di un libro delle favole, si parla di case comunità, di ospedali di comunità, si parla di COT, che sono dei centri di raccolta dati sul territorio. Però, voglio dire, il PNR affronta il tema sanitario soltanto dal punto di vista infrastrutturale e non dice niente per quanto riguarda il riempimento di casse di comunità, quando riguarda il personale medico, il personale infermieristico e di altre professionalità. È una situazione piuttosto difficile che stiamo vivendo, aggravata dal fatto che oggi il nuovo governo ha ridotto di quasi, diciamo, un punto di PIL dell'investimento in sanità. Ciò c'è una velata, più che velata, una chiara indicazione che si va verso una medicina territoriale privatizzata da cooperativo, da grandi gruppi assicurativi. È una denuncia che voglio fare perché vengono meno le tutele sancite dalla Costituzione nate dalla lotta al nazifascismo e dalla resistenza. Credo che sia importante parlarne, soprattutto i giornalisti devono capire l'importanza di queste criticità che noi andiamo a sollevare, che sono criticità non contro qualcuno, va bene, ma sono delle criticità che prendiamo dal territorio. Abbiamo ospedali, pronto soccorsi intasati perché mancano i posti letto, perché sono stati chiusi per via del Covid e che non c'è una ristrutturazione. Abbiamo ospedali che manca il personale e che non possono assumere se non rispetto alla spesa storica. Abbiamo una sanità territoriale che è completamente abbandonata a se stessa, senza gli strumenti idonei per accelerare e guidare il paziente verso le strutture di secondo livello che ci permettono di fare diagnosi cure. Sono tutta una serie di criticità che dobbiamo dire, dobbiamo raccontare e che diciamo, la gente, i pazienti, la gente in generale, le persone devono tenere ben presente. La nostra è una battaglia a livello regionale che, diciamo, continua, va bene? Perché rispetto alle grandi fantasie che si stanno raccontando, dobbiamo raccontare invece una realtà che è completamente diversa. La pandemia, il Covid ha dimostrato l'inefficienza del sistema ospedaliero e del sistema territoriale, abbandonate, strutture separate che non collegavano tra di loro. Abbiamo avuto ospedali chiusi, ASL chiuse rispetto alle grandi patologie croniche, cardiovascolari, pneumologiche e anche oncologiche. Tutto questo lo bisogna affrontare e alle porte ci sono altre nuove pandemie, va bene, pronte ad invadere il territorio. E con il cambiamento climatico e quindi con lo spostamento e la migrazione delle persone abbiamo nuovi virus che vengono a contatto con noi e non si investe nella prevenzione, non si investe in questa sanità che il sistema territorio grida lancia un aiuto, un grido di allarme, va bene, per l'estrema latitanza di chi ci dovrebbe governare e che invece si rimane ai programmi mediatici. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo attualmente in vigore fino alle 18 di domenica. Le zone sono suddivise in allerta arancione e in allerta gialla. La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda dunque a tutti prudenza, poiché sono previsti temporali e forti raffiche di vento.
Un'infiltrazione d'acqua sul soffitto di un'aula del liceo scientifico Rummo di Benevento ha causato la caduta di un pezzo del solaio. Infatti, come segnalato alla redazione di TV7 SOS da parte di una telespettatrice, il pezzo di intonaco del soffitto si è staccato precipitando sul pavimento della classe dove si sarebbe dovuta tenere regolarmente l'attività didattica. Fortunatamente, al momento del cedimento non erano presenti in aula studenti e docenti. La causa più probabile sarebbe da attribuire ad una perdita d'acqua delle condutture presenti nel solaio. La provincia di Benevento, dopo aver effettuato i sopralluoghi, provvederà nelle prossime ore a ripristinare la situazione. Stabili i numeri del Covid in Campania. I nuovi positivi sono 1841 a fronte di 11.650 test per un tasso del 15,8%. Restano uguali i numeri relativi ai ricoveri in terapia intensiva a quota 17 e nei reparti ordinari a quota 321. Nessuna nuova vittima. Finalmente il Comune di Benevento ha deciso di revocare il bando relativo al progetto di riqualificazione dell'area di Piazza Risorgimento Collegio La Salle, un esito scontato, un atto dovuto. Restano avvolte nel mistero, semmai, le ragioni dell'enorme ritardo con cui l'amministrazione ha proceduto lungo una direzione che da tempo appariva obbligata. Così in una nota stampa ai consiglieri comunali di Alternativa per Benevento. Dopo la censura operata dall'ANAC nel 2021, infatti, non c'erano alternative all'annullamento dell'intera procedura. A pensarla così erano le associazioni e i movimenti che sin da subito si erano opposti al progetto e l'opposizione tutta. In tal senso ricordiamo che nell'estate scorsa i consiglieri del gruppo di opposizione hanno presentato una mozione con cui si invitava il Comune ad avviare l'annullamento in autotutela degli atti in questione. Dopo 4 mesi è arrivata la revoca. L'auspicio a questo punto è che la sciagurata gestione della vicenda non produca contenziosi con la società Lumode ed eventualmente danni alle casse pubbliche. Da parte nostra, ovviamente, continueremo a seguire gli sviluppi e esercitare la funzione di controllo dell'operato dell'amministrazione. Speriamo che le istituzioni preposte quanto prima intervengano per la pulizia e la messa in sicurezza dei fiumi, in particolare nei tratti a maggior rischio. Così la presidente dell'ASI della provincia di Benevento, Luigi Barone, in un giorno molto difficile per la Campania, che torna a chiedere interventi concreti per la messa in sicurezza dei corsi fluviali. La mia attenzione è rivolta in particolare a Ponte Valentino, dove ad ottobre 2015 si registrarono i peggiori danni dovuti all'alluvione. Non si può far finta di nulla e intervenire soltanto nelle emergenze. È assurdo che gli ultimi interventi di pulizia dei fiumi Tammaro e Calore alla confluenza sono stati realizzati dopo l'alluvione e da allora, ovvero da anni, non si è fatto più nulla malgrado le continue richieste. Il governatore De Luca conosce bene la problematica, ha più volte detto che la regione avrebbe finanziato un intervento serio di messa in sicurezza della zona, ad oggi però ancora nulla è stato fatto. Presentati da ANCE Benevento e da ANCE Campania 2 ricorsi al TAR, il primo contro l'Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti a Camir e il secondo contro l'amministrazione provinciale di Benevento, che vedono in questa prima fase 12 aziende firmatarie. Oggetto del ricorso contro a Camir è l'annullamento previa sospensione del bando di gara indetto dall'Agenzia per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dell'intervento di Fondovalle Vitulanese, lavori di completamento dell'arteria in direzione Valle Caudina, strada statale Statale 7 Appia terzo lotto e bretella di collegamento alla strada statale 7 Appia primo straccio funzionale. Oggetto del ricorso contro l'amministrazione provinciale, l'annullamento del bando di gara per l'esecuzione dell'appalto integrato per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei lavori inerenti la realizzazione della strada di collegamento area interna del Fortore con strada statale 90 bis, lavori di costruzione strada di collegamento Fogliano Valfortore, strada statale 90 bis. Primo tronco.
L'aula consiliare di Palazzo Mosti di Benevento ha ospitato un nuovo corso di formazione dedicato ai giornalisti. La giornata è stata caratterizzata da un tema di grandissima attualità, il PNRR in sanità nelle aree interne e il ruolo dell'informazione. Protagonisti sono stati alcuni dei principali attori della Sanità Sannita ed Irpina, che si sono confrontati grazie alle loro esperienze sul delicato argomento. TV7 ha seguito come sempre anche questo appuntamento organizzato dall'Ordine dei giornalisti della Campania, rappresentato dal presidente Ottavio Lucarelli, intervistato da Alfredo Salzano. Proseguiamo, adesso chiaramente siamo allo sprint perché il 31 dicembre si chiude il triennio, non sono state concesse proroghe e quindi dobbiamo completare i crediti previsti entro il 31 e quindi continua questo giro per la Campania, perché chiaramente oggi, come hai detto, sbarchiamo, anche perché abbiamo anzi temevamo anche che il tempo fosse peggiore, tutto sommato è accettabile. Ringrazio il Comune di Benevento che ci ospita in questa sala consiliare meravigliosa, poi Benevento è sempre straordinaria nell'accoglienza in tutti i sensi. E su temi importanti, come dicevi tu giustamente, oggi è il tema della sanità e abbiamo tutti relatori autorevoli, poi con me diciamo... c'è anche la collega Marisa Lapenna, che oltre ad essere consigliere dell'ordine è fiduciario Casaggi, quindi la nostra cassa di assistenza, e poi c'è la collega Alessandra Malanga, anche lei consigliere dell'ordine, che è venuta da Avellino. Ringrazio Anna Liberatore, ma ringrazio tutti i colleghi che qui hanno dato una mano, compreso il sindaco, l'amministrazione comunale e i colleghi che stanno venendo nonostante il cattivo tempo. Oggi sanità, invece il 5, come dicevi tu, parliamo di questioni delle donne. Sappiamo tutti che e nei giorni scorsi c'è stata proprio la giornata, ecco, però la cosa diciamo, contro la violenza sulle donne, che violenza sulle donne che viene esercitata in tanti modi, non c'è la violenza fisica che è terribile, ma c'è anche la violenza economica che viene esercitata. Una forma di violenza sono anche le discriminazioni sul campo del lavoro, ecco, ed è uno dei temi principali su cui porremo l'attenzione, anche perché la difesa delle donne, come la difesa dei diritti in generale, va esercitata 365 giorni l'anno. Poi ci sono giorni particolari dedicati in particolare in quel modo, ma come dire, noi come ordine e tanti colleghi, la maggior parte, poi sui temi dei diritti ci lavorano tutto l'anno, questo è evidente, insomma, perché noi lavoriamo per, appunto, per l'opinione pubblica, per raccontare i fatti, ma anche per difendere i diritti soprattutto dei più deboli, quindi donne, minori. Lunedì 28 novembre sarà in edicola ancora una volta Il Sannio Quotidiano con la musica Benevento, i protagonisti. L'originale rubrica ideata e curata dal maestro Enrico Salzano, critico e storico musicale, questa volta punta le sue luci sulla scomparsa di Nico Fidenco, detto il gentleman della canzone. Il racconto del MAC P100 dell'Istituto Tecnico per Geometri anno 1966-1967, dove l'interprete dell'interessante repertorio romantico confidenziale cantò accompagnato dal complesso dei Marines dei fratelli Pino ed Enrico Salzano, mentre al piano solista il maestro Vincenzo Micocci, direttore della RCA. Il salone della parrocchia Sacro Cuore, Chiesa dei Cappuccini, ha ospitato la presentazione della recente pubblicazione di Lamberto Ingaldi, Sotto l'acqua e sotto vient, sotto noce e benevient, panorama del dialetto beneventano con pubblicità d'epoca. Una serata emozionante, ricca di riferimenti storici, una panoramica sulla cultura dei cittadini di Benevento, una traccia indelebile che l'autore ha voluto immortalare e trasferire alle nuove generazioni. La kermesse culturale presentata dal giornalista Alfredo Salzano si è aperta con l'introduzione affidata all'editore Antonello Iorio, storico, che ha voluto raccontare quest'ulteriore esperienza relativa ai libri, di cui curerà, come sempre, l'aspetto tipografico. È toccato poi al sindaco di Benevento, Clemente Mastella, esaltare l'ennesimo lavoro di Lamberto Ingaldi, che ha già preannunciato altri progetti già in cantiere dedicati alla beneventanità. La colonna sonora della serata è stata affidata ai maestri Jack Corona, voce mandolino, e Franco Agozzino al pianoforte. Fulcro dell'evento culturale, la brillante ed affascinante chiacchierata dell'autore Lamberto Ingaldi con il giornalista Alfredo Salzano, che poco prima ha raccolto dalla sua voce emozionata alcune considerazioni sulla sua pubblicazione. È una cosa meravigliosa che soltanto un beneventano puro sangue può dettare con il cuore in mano.
Questa è una raccolta della parlata beneventana che ormai sta tramontando e io l'ho recuperata. O mi sono consultato con persone anziane di 80, 90, 99 anni e ho raccolto le ultime espressioni che ormai non esistono più. E quindi ho fatto in modo tale da poterla trasmettere ai posteri, a coloro i quali che si affacciano al mondo. Però guardando dietro troveranno tanta saggezza in questo libro, perché se sapessi il sapore della saggezza beneventana, che non è disuguale alle altre città d'Italia, ma in particolar modo per Benevento, perché la storia di Benevento è una storia molto dura e faticosa, è un popolo che ha sofferto veramente, però ha goduto la semplicità del costume, dell'affetto, della stima, della lealtà. Questa pubblicazione è importante per raccontare alle nuove generazioni e per ricordare anche alle attuali generazioni, sì, a coloro che hanno vissuto, qual è la storia di Benevento. Si sta perdendo un po', diciamo, di quella, diciamo, interesse. Sì, guarda, io nel mio precedente libro, Benevento, la tua città, questo ho detto: noi beneventani passiamo 100 volte davanti all'Arco Traiano, lo guardiamo con una certa indifferenza, mentre viene gente dal Giappone, dalla Germania, dalla Francia, dall'America per guardare, ammirare il nostro Arco di Traiano, che è unico nel suo genere. Attenzione, a Roma ce ne sono tanti archi, ma non sono arco trionfale come questo che abbiamo noi a Benevento, dedicato a Marco Ulpio Traiano. Attenzione. E allora, nel libro io ho riportato la notizia: i beneventani, gli antichi, quando passavano davanti all'Arca Troiano si facevano la croce. Lo sai perché? Perché chiamavano i Santi Portavia, perché quella è via Portavia, e pensavano che quelli che erano stati raffigurati sull'immagine erano tutti santi. Per il popolo che era semplice non aveva nessuna che gli aveva detto che cosa rappresentava quell'arco. Poi dopo hanno capito che non erano santi, ma erano personaggi di epoca romana. Quindi ci sono ancora altre sorprese in programma? Ma penso proprio che arriveranno di sì. Fra penso... qualche settimana? No, settimana no. Mesetto, qualche mesetto. Ma io penso con l'anno nuovo. Ok. Benissimo. Complimenti. Grazie, grazie. Al termine dell'ultima seduta di allenamento, il tecnico giallorosso Fabio Cannavaro ha comunicato l'elenco dei calciatori disponibili per la 14ª giornata di campionato di Serie BKT Regina Benevento. I convocati sono Abdallah Acampora, Capellini, El Quakibi, Farias, Forte, Fulon, Improta, Caric, Cusupias, Cubica, Lagumina, Letizia, Leverb, Lucatelli, Manfredini, Masciangelo, Simi, Paleari, Pastina, Pape Samba, Schiattarella e Viviani. La Serie B sta per ripartire con la 14ª giornata d'andata dopo la pausa della scorsa settimana. In sala stampa, come consuetudine, il tecnico giallorosso Fabio Cannavaro ha presentato l'importante gara per il suo Benevento, reduce dal successo contro la SPAL, che dovrà affrontare domenica nel lunch match alle 12.30 allo Stadio Granillo contro la Regina dell'ex Pippo Inzaghi. Una sfida azzurra tra due campioni del mondo, ora avversari. Il primo dato importante è quello di aver recuperato alcuni dei calciatori infortunati che si sono allenati in settimana con il gruppo. Ho visto bene i miei ragazzi in questi giorni, la sosta è stata importante. Parlando del prossimo avversario, Cannavaro ha dichiarato di avere una missione, che è quella di limitare la loro forza. Domenica sarà il lunch match, nessuna imposizione per i miei ragazzi, che lascerò molto liberi. Andiamo al Granillo a giocarci la gara a testa alta, come sempre provando a fare punti importanti per il nostro cammino. In sala stampa ascoltiamo in dettaglio le dichiarazioni di mister Cannavaro ai microfoni di TV7. Ma sicuramente il fatto di riavere a disposizione dei giocatori importanti fa piacere. E qualcuno si è allenato ieri per la prima volta con noi e ho deciso di riportarli tutti quanti, anche perché per una questione di già fargli sentire il profumo dello spogliatoio.
E io quello che ho detto subito dopo la partita di Ferrara, che la situazione non è ancora, l'emergenza non è ancora finita, c'è ancora da soffrire, perché comunque questi giocatori sono stati fermi tanto tempo, quelli che erano qui hanno fatto uno sforzo incredibile, adesso sicuramente la situazione sta migliorando, ma dobbiamo essere ancora molto attenti. Dobbiamo essere molto attenti. Certo, fa piacere comunque già rivederli sul campo che corrono. Questa sosta ci ha permesso prima di tutto di lavorare con serenità, e che era quella che mancava da un po'. E ci ha permesso di alzare un po' il livello di tutti quanti. Al di là di chi andrà in campo, penso che noi dobbiamo continuare sulla strada che avevamo intrapreso, che stavamo percorrendo, perché quella solo può essere la strada, è la strada giusta per poter venire fuori da questa situazione, perché siamo ancora in una situazione di classifica non delle migliori. Ripeto, sono giocatori forti, quindi domani mattina, quando andrò a fare la formazione, sicuramente il dubbio me lo danno. E questo è il bello di un allenatore che ha a disposizione 20 giocatori che possono giocare tutti e 20. Partita con una squadra molto forte, molto esperta, con un allenatore che conosce benissimo la Serie B. E è una squadra che sa soffrire, una squadra che sa attaccare, perché è il miglior attacco della Serie B. È una squadra che porta al gol tanti giocatori. Quindi noi dobbiamo essere consapevoli di questa forza dell'avversario, e dobbiamo essere bravi a limitarli. Dovremmo essere molto bravi a limitarli, perché solo limitandoli al massimo possiamo esaltare un po' le nostre caratteristiche, possiamo esaltare il nostro gioco e quello che vogliamo fare domani. Sì, è tosta. Sicuramente il fatto di trovare tanti miei ex compagni campioni del mondo, ma anche non, perché ne ho visti veramente tanti in questo periodo, fa piacere. Sicuramente Pippo ha lasciato un ricordo fantastico qui a Benevento, ha fatto un qualcosa di straordinario. Adesso però è l'allenatore di un'altra squadra, e quindi noi non dobbiamo pensare alle carezze, agli abbracci, perché per 90 minuti saremo nemici. Gli abbracci vengono prima e dopo. Durante la partita dobbiamo pensare io a fare il mio lavoro, lui il suo, e poi una volta che finisce la partita deve finire tutto lì. Prosegue la vincente tour di Sport 7 Live. Il super format giallo-rosso di TV7 stavolta va in palestra per testare la propria condizione fisica. Domenica 27 novembre, a partire dalle ore 12, si accenderanno i riflettori della palestra B-Fit in via Aldo Moro a Benevento, che ospiterà le telecamere di TV7 per raccontare la tanto attesa gara Regina Benevento. Un'affascinante sfida tra due campioni del mondo, Fabio Cannavaro e Pippo Inzaghi. Il talk show giallo-rosso, condotto dal giornalista Alfredo Salzano e in onda su canali di TV7, sulla pagina Facebook vi terrà informati, raccontandovi la tanto attesa gara del Granillo tra Regina e Benevento, oltre a parlarvi della ripresa del torneo cadetto giunto alla 14ª giornata d'andata. Nello studio itinerante di Sport 7 Live, opinionisti, giornalisti ed appassionati di calcio per analizzare la sfida tra gli Amaranto e i giallorossi. Sono previsti collegamenti in diretta con gli inviati di TV7, che racconteranno i momenti più significativi del match della squadra di mister Cannavaro a caccia di punti importanti per risalire in classifica. Appuntamento a domenica 27 novembre con Sport 7 Live sul set dell'innovativa e qualificata palestra B-Fit con sede in via Aldo Moro. Sport 7 Live in tour in collaborazione con la palestra B-Fit e di Mercatini di Natale, Castello dell'Ettore di Apice. Art Joe Air Design Saloon in via Cupa Ponticelli numero 8 a Benevento vi aspetta con le sue favolose promo. 4 looks for you, 4 pieghe a 39 euro in abbonamento mensile invece di 52 euro. Cresciamo insieme fino ai 10 anni. Promo uomo, taglio più cera modellante a soli 19 euro invece di 25. Promo silver, colore più giochi di luce più toner più piega a 59 euro.
Mani più semipermanente a soli 15 euro invece di 20. Promo Bronze, colore più taglio più piega a soli 40 euro invece di 50. Trattamento viso a soli 25 euro invece di 35. Promo Uomo, taglio più cera modellante a soli 24 euro invece di 30. Piedi più semipermanente a soli 20 euro invece di 30. Promo Gold, colore più ricostruzione, più giochi di luce, più toner, più taglio e più piega a 89 euro. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.